Parliamo oggi per gli artisti che hanno questa capacità di creatività molto grande e per la strada della bellezza ci indicano la strada a seguire. Che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività in questo momento. Un cordiale saluto ai telespettatori di Sharing TV e agli amici e ai lettori del blog Lettere Meridiane, che potete trovare all'indirizzo web letteremeridiane.org. Non potevano esservi parole migliori che quelle pronunciate da Papa Francesco questa mattina nel suo appuntamento quotidiano, la Santa Messa che celebra a Santa Marta. Queste parole straordinarie che abbiamo appena sentito, dedicate alla creatività. Questa mattina il Papa ha pregato per gli artisti, ha pronunciato una speciale intenzione per la sua messa per gli artisti. Il mondo ha bisogno sempre di creatività. Ne ha bisogno tanto più in questi giorni di dolore, di sofferenza. Perché non potevano esservi parole migliori che quelle di Papa Bergoglio? Perché oggi parleremo di arte, raccontando una vicenda molto connessa a quelle che stiamo vivendo in questi giorni amari, in questi giorni di dolore, di disperazione, che però appunto non possono chiudersi soltanto alla contemplazione del dolore, hanno bisogno in qualche modo anche di innescare speranza. Lo faremo con l'aiuto di due artisti tedeschi che però hanno amano ancora la nostra terra, Wolfgang Lettl e suo figlio Florian, che ne ha raccolto l'eredità morale e artistica. Wolfgang Lettl è un artista surrealista tedesco, un artista importante, molto apprezzato in tutta l'Europa, che ha amato molto nella sua vita Manfredonia, vissuto per tanto tempo a Manfredonia, vi trascorreva gran parte dell'anno in una casa che si costruì a Sciale degli Zingari. Di questo e di altro parleremo, vi faremo vedere tante cose di questo straordinario artista e poi anche spiegheremo come la sua opera è in qualche modo connessa con quella che stiamo vivendo. Come approdò Lettl a Manfredonia? Se vogliamo, in maniera abbastanza casuale. Lettl amava molto l'Italia e pensava di trasferirsi in qualche modo qui, perlomeno di venire a trascorrere le sue vacanze in Italia. Un giorno vide un annuncio su un giornale tedesco, l'annuncio che era stato messo in vendita un terreno nei pressi di Manfredonia. E sentite cosa racconta Lettl appunto di quel momento. Comprammo un terreno a Siponto, nel Golfo di Manfredonia, direttamente sul mare, perché secondo il mio vecchio atlante geografico lì piove meno che altrove, e vi costruimmo una casa. C'era un sacco di lavoro da fare in giardino, in quanto in un primo momento c'erano solamente cardi e altre cose spinose. Nella casa le pareti erano ancora vuote. Allora presi il mio cavalletto portatile e mi misi fuori a dipingere il paesaggio, case, alberi, monti, nuvole, navi e il mare. Farlo diverte e fa stancare veramente. Svolgendo questo duro lavoro, così abbiamo sentito nelle sue parole, Wolfgang Lettl si innamorò di Manfredonia, ma soprattutto di un aspetto di Manfredonia, un aspetto che, diciamo la verità, noi che abitiamo in questa splendida terra dauna non sempre comprendiamo, non sempre valorizziamo come sarebbe il caso di fare: la luce, la splendida
Luce di Manfredonia, che effettivamente è straordinaria e bellissima, ha quasi un valore terapeutico. E questa cosa provocò una sorta di prodigio, se vogliamo, un prodigio artistico, perché Lettl, che era soprattutto un pittore surrealista, diventò a suo modo anche un pittore impressionista, dipingendo veramente tante cose, tanti aspetti, tanti angoli di Manfredonia. Ne vedremo un po' mentre vi parlo, che scorrono sulle immagini. Tra l'altro, devo dirvi che queste immagini che si possono guardare in altissima risoluzione, sono una parte importante del Google Art Institute, che dice quanto Lettl sia apprezzato in tutta Europa. E adesso vediamo un filmato tratto dal sito curato dal figlio Florian Lettl, che racconta appunto, è un po' i quadri che suo padre Wolfgang dedicò a Manfredonia e anche il rapporto che aveva con la città sipontina. Wir kauften ein Grundstück in Siponto am Golf von Manfredonia gleich am Meer, weil es nach Auskunft meines alten Schulatlasses dort am wenigsten regnet, und bauten ein Haus darauf. Es gab dann viel Arbeit im Garten, denn da waren zunächst nur Disteln und anderes stachliges Zeug. Im Haus waren die Wände noch leer. Da packte ich meine alte Feldstafflei und malte in der Landschaft Häuser, Bäume, Berge, Wolken, Schiffe und das Meer. Das macht Spaß und man wird richtig müde. E fu così che Wolfgang Lettl si innamorò di Manfredonia e se ne innamorò anche suo figlio Florian, che poi lo seguiva durante le vacanze. Inizialmente l'artista tedesco trascorreva a Manfredonia le vacanze estive, poi questo periodo di permanenza si allargò sempre di più. C'è stata una stagione della vita di Wolfgang Lettl che trascorreva a Manfredonia più tempo rispetto a quello che trascorreva nella sua Germania. Questo per significare quanto intenso, forte, bello sia stato questo legame. Tuttavia, il rapporto tra la città di Manfredonia e Lettl si è consolidato soltanto negli ultimi tempi, dopo la morte di Wolfgang Lettl, in particolare da qualche anno, quando nel 2017 la città di Manfredonia, che era guidata allora dal sindaco Angelo Riccardi, decise di dedicare a questo suo illustre concittadino,
che questo illustre artista che tanto l'aveva amata, una mostra importante. Vedremo poi delle immagini che si riferiscono e alla mostra e al bellissimo momento, la conferenza stampa di presentazione che è stata ospitata, venne ospitata proprio nella casa del pittore sciale degli Zingari, mentre vedremo le immagini mentre io vi parlo. Questa mostra è particolare, straordinaria se vogliamo, perché pensate, nonostante il tanto tempo trascorso in Italia da questo illustrissimo artista, l'appuntamento di Manfredonia ha rappresentato la prima mostra che si sia mai fatta in Italia ad opera di Wolfgang Lettl, una mostra importante, bella, che attrasse tanti spettatori e che mi dette modo di conoscere e stringere amicizia con Florian Lettl. Non vi nascondo che ricordo quel momento con grande nostalgia, perché è stato un momento importante. Come posso dirvi, vedevo quello spirito magico che promana dai quadri di Lettl nella sua casa di Sipondo, sembra leggerti attorno, appunto, sembra avvolgerti, c'è una magia, c'è un incanto tutto particolare, tanto più quanto poi questo incanto viene a sua volta mediato dalla splendida luce di Manfredonia. Un'esperienza bella che mi ha visto anche ritrovare vecchi amici, ritrovarli con molto molto piacere, come Vincenzo D'Onofrio, Francesco San Marco e Alex Di Muzio. Quanta nostalgia, veramente. La mostra ha richiamato veramente tanti 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 visitatori e venne anche scandita da momenti di arte, di musica. Ricordate le parole del Papa all'inizio, quanto è importante la creatività, quanto è importante che le arti si intrecciano, perché sono un inno alla bellezza del creato, appunto. E voglio adesso farvi vedere un momento particolare della mostra, il suo finissage, che Florian Lettl, che è stato poi Magna Pars, è stato l'organizzatore di questa straordinaria iniziativa, volle si concludesse con un concerto. Ascolteremo uno dei brani di questo concerto, in particolare un brano di Guglielm de Machat che viene eseguito da Pasquale Rinaldi al flauto dolce. Pasquale Rinaldi è un grande musicista della nostra terra, un maestro che appunto adopera il flauto in maniera veramente straordinaria, è accompagnato da Mauro Del Grosso al liuto, mentre Rosa Maria De Filippis danza. Le forme ed i colori della musica incontrano l'arte di Wolfgang Lettl, era il titolo di questo finissaggio, che si consuma veramente in un'atmosfera magica. I musicisti che suonano con i loro strumenti, la danzatrice che danza, il tutto avvolto nell'incanto delle opere di Wolfgang Lettl. Vediamo. Thank you.
Non è un caso che quella mostra, quella indimenticabile mostra, venne intitolata per volere di Florian Lettl, Manfredonia mia amata, tre parole che effettivamente descrivono che meglio non si potrebbe il rapporto profondo e speciale che legò Wolfgang alla terra di Manfredonia. In realtà di Manfredonia si innamorò suo figlio Florian, che continua la tradizione paterna, e qui da noi, in Terra Dauna, trascorre anche lui le sue vacanze estive buona parte dell'anno. E quella mostra mi ha dato la possibilità di conoscerlo, di diventargli amico. Prima di dirvi qualcosa sul rapporto che ci lega, che soprattutto in questi giorni di forzata quarantena, voglio sottolineare questo rapporto, anche questo ulteriore rapporto sentimentale che si è sviluppato tra Florian Lettl e Manfredonia, al punto tale che Florian ha concesso, incomodato, gratuito, una sua opera che stiamo guardando adesso in sovraimpressione, un'opera che è intitolata The Summit, incontro al vertice, e che descrive, come potete vedere, due uomini che trasportando una pesante sfera si incontrano alla sommità di una montagna. Quando cosa succederà, quando si toccheranno? È la suspense tipica un po' della vita di tutti i giorni. Questa opera adorna attualmente il lungomare di Manfredonia. È un'opera straordinaria, Florian Lettl è uno scultore, ma l'ha tratta, ha tratto ispirazione da un'opera del padre. Questa scultura, come vi dicevo, è visibile a Manfredonia. Devo sottolineare che Manfredonia ha svolto una politica costante di arricchimento del proprio patrimonio artistico, e quest'opera è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi a questo importante patrimonio. È stato realizzato qualche tempo dopo l'inaugurazione uno splendido filmato in cui vediamo una danza appunto attorno a questa scultura che ne esalta la plasticità e il valore artistico. Vediamo questo breve filmato e poi torneremo a parlare di Florian Lettl. Artisti come Wolfgang Lettl sono tutti a loro modo un po' profeti, perché il loro sguardo riesce a spingersi sovente al di là dell'apparenza di come le cose sembrano e a cogliere invece il senso vero delle cose, oltre le cose. E questa è una verità soprattutto quando parliamo di surrealisti. Il termine surreale denota proprio questo. Questi artisti riescono a percepire e a rappresentare ciò che sta al di là della realtà sensibile. La colgono perfino nel suo possibile divenire. Su questo ragioniamo spesso nei rapporti che intratteniamo con Florian Lettl tramite mail. E qualche giorno fa Florian mi ha mandato una mail che aveva allegata un'opera del padre, che è quella che state vedendo
adesso. Un'opera che sembra in qualche modo prefigurare questo tragico momento che stiamo vivendo. Prefigura l'epidemia, la pandemia che ci sta così tanto travagliando. È veramente impressionante come Wolfgang Lettl abbia presagito l'arrivo di questo mostro che sta sconvolgendo le nostre vite. Lo guardate, lo vedete in questa immagine, il mostro virus torvo rapace che sovrasta con la sua ampia falcata le mura frontiere di una città che rappresenta poi l'umanità cupa in cui si muovono figure sparute. Florian mi conferma questa impressione. Mio padre era un visionario, ha detto appunto in una mail. A volte ci sono immagini che sono state trascurate per lungo tempo e improvvisamente diventano molto attuali dopo anni. Mio padre aveva realizzato questo dipinto nel 2003, dandogli il titolo di L'assassino. All'epoca non ha riscosso molta attenzione. Visto quello che ci sta succedendo, si potrebbe rinominare l'opera l'epidemia, un'epidemia che valica i confini, che restringe il nostro spazio vitale, che ci colpisce all'interno. Wolfgang Lettl colora di rosso l'area dei polmoni. L'uomo si ritira nel suo contorno, mantiene la distanza dall'altro. Solo la sua ombra, una persona con un cappello, racconta ancora ciò che era prima. Però questa capacità profetica di Wolfgang Lettl non riguarda soltanto questo momento oscuro, riguarda, almeno così ci piace pensare, anche la possibile rinascita che l'umanità potrebbe vivere quando finalmente il Covid sarà sconfitto. E nella mail che mi ha mandato era allegata anche quest'altra immagine che potete vedere, questa immagine stupenda, così ricca di colori, che ci ricorda quella frase pronunciata da Papa Francesco, la ricorderete tutti, mentre impartiva ad una piazza San Pietro deserta e sferzata dalla pioggia la benedizione Urbi et Orbi. Ci siamo resi conto, disse allora Papa Francesco, di trovarci tutti nella stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Vedete questi colorati marinai dipinti da Wolfgang Lettl che remano insieme, con passione e con consapevolezza. Il loro sforzo è premiato perché si librano nell'aria, si allontanano dai nuvoloni neri che restano sullo sfondo all'orizzonte. Io devo ringraziare Florian per avermi voluto mettere a parte di questa cosa bella. E però non è tutto. Quando ho mandato a Florian la lettera meridiana che avevo pubblicato, raccontando queste impressioni sulle opere del padre e su quanto mi aveva scritto, qualche minuto dopo mi ha mandato una lettera a me e a tutti quanti gli amici, con i quali è forzatamente distante per le ragioni che tutti conosciamo. Una lettera ricca di intensa, ricca di pathos, che io voglio leggervi perché appunto apre in un certo senso il nostro cuore alla speranza. Cari amici in lontananza, dice Florian Lettl, attendo con impazienza il momento in cui potremo abbracciarci di nuovo, ma arriverà. Fino ad allora sfuggo a questa ristrettezza nella mia immaginazione, proprio come mio padre, che era già gravemente ammalato nel 2005 e ha dipinto il quadro Tutto è ok. È Dietrich Bonhoeffer che ha scritto la poesia nel carcere. Dietrich Bonhoeffer, teologo e esponente di rilievo della resistenza tedesca al nazismo, fu imprigionato, condannato a morte e infine impiccato nell'aprile del 1945 per ordine di Hitler. Durante la prigionia compose Chi sono io,
poesia che costituisce una particolare testimonianza di forza e profondità spirituale di fronte allo smarrimento e alla sofferenza, inevitabilmente legati ad una situazione tanto drammatica. Le parole di Bonhoeffer ci invitano alla riflessione, suggerendo possibili percorsi interiori per ritrovare noi stessi nei momenti più difficili. Aspettiamo presto Florian. E voglio concludere facendovi vedere il file sonoro che poi ho montato, appunto facendovi vedere naturalmente anche l'opera di cui parla Florian, la poesia che è letta da Marzio Di Lauro ed è stata tradotta da Rachele Totaro, la sonorizzazione è di Peppe Ruotolo. Un momento particolarmente significativo, se vogliamo anche un momento particolarmente toccante, che ci invita a non desistere, ci invita ad approfittare di questo periodo in cui siamo tutti quanti costretti in casa per riflettere su noi stessi, per cercare di renderci migliori, per ritrovarci quando questo incubo finirà con una diversa, con una nuova energia. Saremo chiamati a costruire un mondo migliore di quello che era prima che scoppiasse la pandemia. E con questa bella testimonianza e ringraziando Florian Lettel per la sua amicizia, per questa bella lettera e sperando anch'io di poterlo presto riabbracciare, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestata. Chi sono io? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella sciolto, sereno e risoluto, come un signore dal suo castello. Chi sono io? Spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, cordialità e chiarezza, come se spettasse a me di comandare. Chi sono io? Mi dicono anche che sopporto i giorni del dolore imperturbabile, sorridente e fiero, come chi è avvezzo alla vittoria. Davvero sono io quello che gli altri dicono di me? O sono soltanto ciò che io stesso conosco di me? Inquieto, nostalgico, malato, come un uccello in rabbia, boccheggiante per un soffio di vita, come se mi strozzassero, affamato di fiori, di colori, cinguettii, assetato di buone parole, di calore umano, tremante d'ira davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina, tormentato dall'attesa di grandi cose. Preoccupato per l'amico infinitamente lontano, stanco e troppo vuoto per pregare, per pensare, per creare, fiacco e pronto a dire addio a tutto. Chi sono io? Questo o quello? Sono forse oggi questo e domani un altro? O sono entrambi al contempo? Dinanzi agli uomini un'ipocrita e per me stesso uno spregevole vigliacco. O forse ciò che ancora in me assomiglia all'esercito in rotta, che arretra confuso dinanzi a vittoria già ottenuta. Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione. Chiunque io sia, tu mi conosci, oh Dio, io sono tuo.